Dimmi, sei tu Kamui? Sono venuto a prendere la spada sacra. Ormai sono passati 6 anni. Allora tua madre Toru me l'aveva affidata e io l'ho ben custodita, come puoi vedere con i tuoi stessi occhi. È vero, dovresti essere tu a possedere questa spada. Tuttavia sappi che non posso consegnartela subito. E per quale motivo? Perché prima è necessario accertare che tu sia veramente la persona più adatta a ricevere questa spada sacra. Accertare. E chi lo farebbe? Per quale motivo? Un giorno lo capirai. Dici cose assurde e mi metti in difficoltà. Io intendo lasciare Tokyo subito dopo aver preso la spada sacra. Non puoi. Non ho altro da dire. Mi tratti come un bambino. Non ho intenzione di chiedere consigli a nessuno. Quindi consegnamela, adesso. Vedo che sei molto deciso. Potrai prenderla, ma soltanto dopo avermi sconfitto. Stai dicendo sul serio? Vuoi veramente lanciarmi una sfida? Non ho alternative, Kamui. Ti avverto, io non avrò alcun riguardo per te. Allora, sei così ansioso di farti uccidere? Questa poesia, il mattino del nostro eterno addio, fu scritta da Kenji in un momento preciso, quando sua sorella Toshi era in punto di morte. Sembra che la parte scritta in alfabeto, Ora Orade Shitori e Gumo, siano parole proferite da Toshi stessa. Si possono interpretare come io me ne andrò da sola, pertanto non devi preoccuparti. Mono, prova a recitare la poesia. Pagina 43, sesta riga. Sì. Adesso io pregherò la neve che tu stai mangiando, proprio ora dalla ciotola con il coperchio, di seguirti in cielo, diventando un fresco e buon gelato, e di portare cibo puro a te e a tutti gli altri che lì ti attendono. Io pregherò nuovamente, dedicandovi tutto a me stesso. Tori, sei pronta? Faremo tardi. Bene, ecco fatto. Papà, mi raccomando, ci sono i panni stesi da raccogliere. Certo, non preoccuparti, amore. Ci vediamo più tardi. Lo sai che stanotte ho fatto un sogno? Un sogno? Non vorrei che fosse di nuovo... No, stai tranquillo. Quello di stanotte è stato un sogno bello. Ah, meno male. Ti ricordi di Kamui, vero? Il nostro vicino di casa quando eravamo piccoli. Ecco, nel mio sogno Kamui tornava qui a Tokyo. Sul serio? Hai sognato Kamui? Mi fai venire nostalgia. Giocavamo sempre tutti insieme, noi tre. Già. Chissà cosa starà facendo adesso. Beh, magari crescendo è diventato un terribile secchione. Sì, può darsi. Ehi voi, statemi a sentire. Adesso basta. Non vorrete farmi arrivare tardi il primo giorno nella nuova scuola? Beh, non è che me ne importi nulla in realtà. Idioti, la vostra presenza mi irrita. Sparite!
Erano degli Shiki. Mi ha mandato come avversari degli Shikigami. Per chi mi ha preso? Dì a chi ti manda che se vuole fermarmi, dovrà venire e prepararsi a morire. Hai capito bene? Questa poesia, Il mattino del nostro eterno addio, fu scritta da Kenji in un momento preciso, quando sua sorella Toshi era in punto di morte. Sembra che la parte scritta in alfabeto, Ora, Urade, Shitori e Gumo, siano parole proferite da Toshi stessa. Scusa. Si possono interpretare come io me ne andrò da sola, pertanto non devi preoccuparti. Thank you. Mono, prova a recitare la poesia. Pagina 43, dalla sesta riga. Sì. Adesso io pregherò la neve che tu stai mangiando proprio ora dalla ciotola con il coperchio, di seguirti in cielo diventando un fresco e buon gelato, e di portare cibo puro a te e a tutti gli altri che lì ti attendono. Io pregherò. Che strano. Neve, dedicandovi questo è... Non è possibile! Mono, ma che cosa c'è? Adesso puoi sederti. Sì, subito. Accidenti. Ai, 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 l'hai fatto di nuovo, Mono. Oh, credevo di rimanerci secco. Mi spiace, ragazzi, vado a prendere io il pallone. Com'è possibile una cosa del genere? Mono, il pallone! Sì, eccomi, scusate! Ciao, Kotori! Ho delle belle notizie! Sai che si è trasferito nella nostra scuola un ragazzo nuovo ed è molto, ma molto carino! Ah, sì? Oh! Però è anche un tipo molto freddo e distaccato. Eccolo, sta arrivando! Sì, è lui! Avete visto? A guardarlo bene è un po' piccoletto. Però è carino, eh? Aspetta! Oh, Kotori! Ma guarda! Caspita, che intraprendenza! Che cosa le sarà successo? Aspetta! Aspetta un attimo, per favore! Scusami, è possibile che tu sia Kamui? Sei tu, vero? Io sono Kotori, del Tempio Togakushi. Kotori Mono, ti ricordi? E come credevo! Ma pensa da quanto tempo non ci vedevamo, Kamui Shiro! Per me è stata una grande sorpresa. Allora il mio sogno si è avverato. Lo sai, avevo sognato che tu ti eri trasferito qui. Cosa ti è successo? Sembri un po' strano. Beh, ti capisco. Sei emozionato perché ti sei appena trasferito, vero? Non ho nessuna voglia di stare ad ascoltarti. Non venire mai più a parlare con me, è chiaro? Non so perché fai così, ma ti trovo molto maleducato. Ci siamo incontrati dopo tanto tempo, e tu? Io non sono come 6 anni fa. Cosa vorresti dire? Togliti dai piedi. Certo. Ho capito. Scusami se mi sono presa troppa confidenza. Perché fa così? Non lo capisco. Fino a quando vuoi osservarmi di nascosto?
Se vuoi mettermi alla prova, devi venire di persona e prepararti a morire. Perché continui a nasconderti? Non mi piacciono questi sotterfugi. Principessa, non è nulla di grave. Ha respinto l'energia della visione remota. Che cosa? Lui è stato in grado di... Ho visto bene il suo volto. Non ho alcun dubbio. È uguale al volto del fanciullo che è apparso durante il mio sogno. Già, è così. Come immaginavo. Quello è Camus.